in primo piano l'attenzione alle regole sulla strada. Siamo collegati col vicequestore della Polizia Stradale Adelaide Tedesco. Benvenuta, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Vicequestore, le chiedo subito, è importante ricordarlo prima di tutto, qual è oggi la normativa sull'uso dei telefoni cellulari quando si è alla guida? Allora, la normativa è riferita non soltanto ai telefonini, ma appunto qualunque dispositivo, quindi che sia tablet, computer. E bisogna ricordare che la normativa non dice soltanto che è vietato per l'apparato che si guida, ma anche l'utilizzo di qualunque di questo dispositivo, sia telefonino, tablet o computer. Quindi sostanzialmente bisogna avere le mani libere mentre si guida, proprio perché appunto poter correggere qualunque pericolo su strada. Non è soltanto il parlare, ma si possono mandare messaggi, cercare un numero nella rubrica, cercare una canzone, impostare Google Maps. Quindi la sanzione ad oggi va da 165 euro a 330 euro, appunto per chi fa uso del telefonino o di altri dispositivi, ed è prevista nel caso di recidiva, quindi di comportamento che si ripete, anche la sospensione della patente. Però dico, è una cosa che deve andare molto al di là del concetto della sanzione, cioè l'essere umano non è in grado di fare bene due cose contemporaneamente, quindi non è per la sanzione o comunque non solo per la sanzione che non dobbiamo utilizzare il telefonino, ma perché distrarsi anche solo un secondo alla guida è fatale, come in questo caso, dove non è inciso soltanto comunque l'uso del telefonino. Su questo incidente ovviamente sono in corso, l'abbiamo detto anche poco fa, tutte le indagini del caso, si passeranno al vaglio anche i telefonini. Vi risulta però che queste sfide, le challenge come vengono chiamate online, sulle nostre strade siano, come dire, ampiamente diffuse? Si può parlare di un fenomeno oppure stiamo parlando in qualche modo di un fatto circoscritto a questo incidente? No, purtroppo non è circoscritto a questo incidente. Purtroppo l'uso delle, cioè le challenge, comunque una condotta, non possiamo, credo, ancora parlare di un fenomeno. Comunque bisognerebbe avere un dato complessivo, ma è un fenomeno che si sta diffondendo. Probabilmente il confondere il gioco, la realtà virtuale con la realtà reale sta a questo. Una volta erano più diffuse probabilmente le gare vere e proprie su strada, tra auto e moto, tra moto, e adesso si è passati appunto alle challenge, che sono comunque sempre una forma di sfida, in questo caso a distanza. Sono delle sfide che dimostrano come sia sottovalutata non soltanto la sicurezza stradale, ma proprio il rispetto della vita umana, perché non si parla qui di sanzioni, di regole, non si parla solo di questo, ma si parla proprio di una cosa che ha un nome preciso, cioè omicidio. È un omicidio stradale, ma è un omicidio, cioè significa che facendo una sfida, lanciando una sfida di questo tipo, io accetto, perché lo accetto, quindi c'è diciamo il dolo, io accetto la possibilità di poter uccidere qualcuno, senza entrare nel merito di questo caso, perché ovviamente le indagini sono in corso e non posso sapere gli elementi, insomma, in questo momento non possiamo parlare di elementi precisi di questo caso, però è un comportamento che si diffonde e che si sta diffondendo in maniera pericolosa, ed è quello proprio, ripeto, di scambiare la realtà virtuale, che magari tramite telefonini, tramite videogiochi o quant'altro, con la realtà reale. Prendere tutto per un gioco, la strada per un gioco, ma non è un gioco né la strada né la vita umana. Certo, c'è un filone legato appunto anche al mondo poi delle sponsorizzazioni online e delle piattaforme che oggi diffondono certi contenuti. Grazie al vicequestore Adelaide Tedesco, Polizia Stradale, per essere stata con noi. Terremo ovviamente alta l'attenzione su questi temi.